Kate, la duchessa di Cambridge potrà rivendicare la sua libertà nel suo nuovo cottage di Windsor dopo anni di sentirsi come una prigioniera a Kensington Palace, ha affermato un esperto reale. Ingrid Seward, caporedattore della rivista Majesty, ha affermato che fonti reali le avevano detto che il principe Harry credeva che Kate fosse quasi prigioniera mentre si trovava nella sua residenza londinese. Ha detto che, poiché i tempi sono cambiati, Kate non aveva accesso a Kensington Park ma si è ridotta a usare il campo vicino dove atterrano gli elicotteri. Per portare a spasso il suo cane. Ha detto che il trasferimento ad Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor avrebbe concesso ai Cambridge la libertà che non avevano a Londra. La signora Seward ha detto, beh, la tenuta di Windsor è come una specie di mini città. Ci sono così tante persone che vivono lì. E penso che quello che William e Catherine avranno per i loro figli sia la libertà che non avevano a Kensington Palace. Ricordo che Harry disse, anche se non ricordo a chi lo disse, un mio amico, che Kate era quasi prigioniera a Kensington Palace. Ho pensato, non essere ridicolo, è il posto più bello in cui vivere a Londra. Ma poi ci ho pensato e sì, in un certo senso, sono prigionieri lì perché, sì, hanno una bella casa e un bel giardino, ma oltre a questo ci sono centinaia di persone ogni giorno. C'è un'enorme sicurezza. Kate non può camminare nel parco come faceva Diana perché i tempi sono cambiati. Non può portare il suo cane nel parco. L'unico posto dove andare. In realtà, è una specie di campo dove atterrano gli elicotteri. Sei molto imprigionato e tutti sanno cosa stai facendo e vai e vieni, il duca e la duchessa di Cambridge si sono trasferiti a Kensington Palace nel 2017, trasferendosi dalla loro residenza nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. I loro tre figli, George, Charlotte e Louis, sono cresciuti a palazzo, ma si ritiene che un luogo fuori Londra fosse considerato vitale per loro dopo la pandemia. We'll be right back.